oggi pomeriggio a casa Morsellino gli appuntamenti per ricordare le vittime della strage di Via D'Amelio, 3 giorni di commemorazioni tra laboratori per bambini, teatro incontri, stasera poi il corteo notturno su Monte Pellegrino. Alfredo Conti. Nella casa numero 57 di Via della Vetreria si sono dati appuntamento in tanti, pochi metri quadrati, ma questo è già da un anno, un altro luogo simbolo di Palermo. In quella che un tempo era la farmacia Borsellino nel quartiere della Calza, lo stesso in cui hanno vissuto i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sono tornate le agende rosse, molti giovani per dire no a loro modo alla mafia. Un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni. Siamo venuti qua in Sicilia per aiutare familiari vittime di mafia come Salvatore Borsellino nel nostro piccolo, con le nostre passioni, perché noi nel nostro spettacolo, noi come gruppo facciamo canti e balli e interpretazioni dei più grandi martiri italiani, vittime di mafia, vittime di questo cancro che purtroppo è difficile da togliere. Sono cominciate così le manifestazioni per non dimenticare le vittime delle stragi del 92. Sono passati 24 anni, ricorda Rita Borsellino, e la ferita è sempre più profonda. È una fatica per la memoria, perché non è vero che il tempo lenisce, anzi il tempo acuisce sicuramente, acuisce la lontananza, la nostalgia, il bisogno concreto della presenza fisica che non può essere più colmato, ma sono troppi soprattutto perché dopo 24 anni non c'è verità, non c'è giustizia, non c'è nulla. Salvatore Borsellino ha voluto che questo fosse un posto aperto a tutti, ma anche un luogo per pregare. Un torneo di calcetto nella 3 giorni di eventi e incontri per non dimenticare è in serata a fiaccole accese per la chianata a Monte Pellegrino, partenza da Via D'Amelio.